Buonasera a tutti intanto, sono veramente contento di stare qui e poter continuare la mia lezione come se fossi a scuola. E stasera ci accendiamo a fare un percorso che ci porterà a capire meglio i meccanismi di degrado e di conservazione degli alimenti. Il percorso sarà molto, molto interessante, molto bello, però in alcuni punti un pochino, diciamo, difficile, però come vedrete poi ci sono solo alcuni concetti base che bisogna capire per capire poi tutto il resto, come funzionano certe molecole, che in questo caso noi le chiameremo enzimi. Perché a un certo punto ci interessa e dobbiamo parlare degli enzimi, le cause di alterazione quindi degli alimenti e quindi di trasformazione evidentemente degli alimenti, che è poi quello che chiamiamo come invecchiamento, è dovuto a due cause principali. La presenza di enzimi all'interno dell'alimento, non vi preoccupate che cos'è il concetto di enzimi, tanto lo capiremo molto bene, fino alle 7:30 saprete benissimo che sono enzimi, e la presenza nell'alimento di microorganismi. E poi questi microrganismi vanno a intaccare quelle che sono le caratteristiche organolettiche dell'alimento. Noi interverremo in qualche maniera, il nostro obiettivo è, ci sono i microrganismi che vanno a, o gli enzimi che fanno sì che l'alimento si vada a degradare, noi invece l'obiettivo che ci poniamo già da domani è quello di conservare l'alimento, quindi a un certo punto sarà quello di far sì che questi enzimi e i microrganismi che vanno a danneggiare il prodotto vengono in qualche maniera bloccati ed eliminati. E quindi ci sarà tutta la parte relativamente a quella che è poi la conservazione degli alimenti. Qua le cause biologiche di degrado degli alimenti sono delle reazioni in primis di idrolisi e di ossidazione. E noi, alla fine, quello che interessa a noi è capire quali sono quelle cause principali di degrado, e poi noi cercheremo nella conservazione degli alimenti tra me e l'altro collega di farvi percepire come bisogna operare per evitare che effettivamente queste reazioni di ossidazione o di idrolisi, come ho riportato qui, possano aver luogo. Gli alimenti naturali tutti in generale presentano al loro interno degli enzimi, e quindi la loro presenza è in un certo senso importantissima. Il nostro obiettivo è far sì che questi enzimi presenti vengano qualche volta fatti crescere in più o in meno, in modo da evitare che questi possano avere il sopravvento su alcune reazioni di degrado. E quindi noi li dobbiamo gestire, li dobbiamo guidare, se vogliamo. Per quanto riguarda gli enzimi e a conoscenza che si conoscono, in realtà sono tantissimi. L'uomo ovviamente nella sua vastità di conoscenze ha cercato di stimolare alcune e invece di altre. Quindi gli enzimi sono importanti nel degrado degli alimenti, però in realtà poi ci sono anche i microrganismi, che sono delle molecole, delle strutture un pochino più complessi. Vediamo intanto di cominciare il discorso su questi enzimi, che cosa sono, da dove derivano, quali sono le loro caratteristiche, cosa noi possiamo fare per poter noi far crescere alcuni tipi di enzimi, facilitare il sopravvento di alcuni enzimi o altri. Allora, vi porto su questa slide, che sono molto più chiare, qui vedremo un po' in dettaglio. Intanto volevo dire, quando noi parliamo di enzimi, in realtà noi dovremmo intanto avere in mente un concetto importante, che sono quelle delle proteine. In realtà enzimi significa proteine. Le proteine, in verità, richiedono che si conoscano alcune cose relativamente a quelli che sono gli aminoacidi. Gli aminoacidi sono delle molecole organiche che presentano una struttura particolare, cioè un carbonio che è legato a un gruppo acido, o cosiddetto carbossilico,
è a un gruppo basico cosiddetto amminico. In generale il gruppo carbossilico, quindi la parte o quella che si chiama funzione acida, in generale si carica negativamente. Invece il gruppo amminico invece è la parte basica e si carica positivamente. Quindi quello che è importante, il mattone fondamentale per cominciare a capire che cos'è un enzima è capire cos'è un amminoacido. Un amminoacido è una struttura, ripeto, una struttura costituita da una molecola organica, ovviamente, costituita da una funzione acida che si carica negativamente e una funzione basica che si carica positivamente. L'interazione tra una funzione acida negativa e una positiva, siccome sono cariche di segno opposto, si possono attrarre. In realtà il discorso non si riduce all'esistenza di un solo amminoacido, ma alla presenza di un numero enorme di amminoacidi. In generale se ne conoscono circa 200 amminoacidi. Di questi sono 20, sono essenziali, cioè l'uomo non riesce a produrli. E quindi noi siamo costretti ad assumerli con il cibo. Questi amminoacidi, queste molecole basilari, pare che questi siano a questo punto i mattoni della vita, perché sono stati i primi che sono stati formati e successivamente, grazie a questa presenza di questi amminoacidi, poi si sono cominciate ad aprire delle proteine complesse. Allora, cosa che deve essere chiaro? L'esistenza di una molecola basilare importante, quali sono gli amminoacidi? Che presentano al loro interno una parte carbossilica, funzione acida negativa, e una parte amminica positiva. La presenza di più amminoacidi può creare, come nella presenza di cariche elettriche, attrazioni di repulsione o di attrazione invece, per far sì che le molecole si vadano ad aggregare. Ecco qui viene riportato un amminoacido a livello atomico, vabbè, questo è un discorso. Questo che vedete qui è un amminoacido, la più piccola in pratica, l'alanina. Qui c'è un gruppo sempre acido, un gruppo basico o amminico, qui non viene riportato, però questo vedete è positivo, c'è una carica positiva, e questo invece in realtà il CL, questo H+, questo idrogeno, si carica negativamente. Poi, a causa della presenza di quel carbonio con quattro costituenti diversi, vedete, in realtà, grazie alla disposizione di questi sostituenti nello spazio, si ottengono delle molecole di, in questo caso, di amminoacido, alanina, di tipo destrogiro o di tipo invece levogiro, quindi come se fossero due molecole come le mani che in realtà sembrano uguali ma non si possono sovrapporre. Non si possono, dovrebbe fare in modo che... Quindi in realtà sono due molecole diverse. Allora, quando un amminoacido viene sciolto in acqua diventa uno ione dipolare, cioè significa che assume una carica positiva o negativa, perché c'è il gruppo acido o basico, che può agire sia come acido, che abbiamo visto il carbossile, oppure come base, che invece il gruppo NH2 o amminico. Queste sostanze, quali per esempio gli amminoacidi, si chiamano anche anfolito o anfoter. Il pH fisiologico di esistenza è quello anche dell'organismo, che è circa 7-7,4. Tutti gli amminoacidi, questo è importantissimo, hanno un gruppo carbossilico che forma una carica negativa e un gruppo amminico che invece presenta una carica positiva. Questa è la cosa importantissima. Vi ripeto che quello che vi voglio far vedere, vi voglio guidare alla conoscenza di che cos'è un enzima e l'importanza strategica nella vita dell'uomo, ma non solo dell'uomo, ma di tutti i processi che avvengono in agricoltura, ancora più in generale, nell'industria alimentare. Forse ho sbagliato, nell'industria farmaceutica, tutto. Quindi gli enzimi in realtà è stata una grande scoperta,
purtroppo come certe volte l'uomo, ha trovato uno schiavetto che permette di produrre tante più sostanze con meno risorse. Qui sempre un amminoacido. Oltre quindi, come abbiamo visto, l'amminoacido è costituito da una parte centrale, una parte carbossilica negativa, una parte amminica positiva, c'è sempre anche una K, ma c'è anche un gruppo R. Se vi ritorno, se torno indietro, vedrete. Sempre in un amminoacido c'è un gruppo acido, un gruppo basico positivo, questo è negativo, c'è un idrogeno e c'è questo CH3. Questa classe è CH3, in realtà può assumere qualsiasi forma, può avere tanti gruppi funzionali che fanno sì che quell'amminoacido sia solubile o non nell'acqua. Oltre alla parte funzionale, quindi acida e basica, tutti gli amminoacidi presentano un gruppo R che, vi ripeto, serve per far sì che quella molecola sia più o meno solubile nell'acqua e che quindi di volta in volta diventa idrofoba o non. La natura del gruppo R conferisce proprietà diverse a ciascun amminoacido. Si parla poi, questa parte sì, lo ammetto, un po' noiosa, però se non facciamo questo poi non capiamo che cosa sono. Tutti hanno un punto isoelettrico, e cioè quel valore di pH, cioè di acidità, al quale un amminoacido a carica netta 0, cioè la quantità di forma acida è uguale alla quantità espressa in forma basica. Cioè a dire le cariche positive sono esattamente uguali alle cariche negative, cioè elettricamente neutre. Il punto isoelettrico è una caratteristica di ogni singolo amminoacido. Quindi voglio dire, grazie a questo, che se si cambia, per esempio, le caratteristiche dell'acqua, per esempio quando ci laviamo le mani, stiamo facendo un esempio, e le caratteristiche dell'acido dell'acqua si presentassero leggermente acido o basico, noi possiamo avere delle ustioni sulle mani, perché la nostra pelle, che è costituita da proteine, evidentemente risente poi dell'acidità dell'ambiente. Come tale, poi quelle cariche che abbiamo visto, che devono essere uguali, il cosiddetto punto isoelettrico, gruppi acidi e basici uguali, se l'ambiente esterno è diverso, la pelle si comincia a sfaldare perché non riesce a stare in quell'ambito di acidità. Nelle proteine quasi tutti i gruppi carbossilici, amminici e aminoacidi sono uniti in legami peptidici. Ecco, qua siamo arrivati già a un punto importante, cioè le proteine non sono altro che il risultato dell'unione di tanti amminoacidi. Quindi la vita, quando si è avuta e quindi è cominciata a nascere, ha generato degli amminoacidi. Questi amminoacidi poi nel corso dei millenni si sono incrociati tra di loro, si sono scontrati, hanno dato luogo alla formazione di proteine tramite legami chimici, cioè esattamente la carica positiva incontrata con la negativa, si sono cominciate a formare le proteine. Quindi le proteine è il risultato dell'interazione chimica tra diversi amminoacidi. Amminoacidi che potevano essere sia uguali ma anche diversi. Ripetiamo ancora, le proprietà di ciascun amminoacido dipendono dalle catene laterali. Ciò che sostanzialmente determina il ruolo di un amminoacido e di una proteina è la natura della catena laterale R. Ripetiamo, quindi la vita quando si è formata, quindi nel coacervo iniziale circa 4 miliardi di anni fa, si sono formati gli amminoacidi, cioè strutture con un carbonio e un gruppo carbossile e un gruppo amminico da un lato. Questi amminoacidi magari si sono incontrati, si sono scontrati, si sono allungate queste catene di amminoacidi che si sono scontrate e hanno fatto sì che queste catene si allungassero. Allora ecco che sono venute, sono comparse sulla Terra le proteine. Le proteine che potevano avere caratteristiche diverse. Quali caratteristiche? Beh, chiaramente se il gruppo R, cioè per intenderci, se prendiamo l'olio si scioglie nella benzina.
l'olio nell'acqua non si sciolgono, non sono l'uno e l'altro solubile, l'uno nell'altro, ma perché? Perché l'uno, la benzina, è senza cariche, cioè la benzina ha una struttura chimica tale che non ci siano cariche per far sì che interagiscono con l'acqua, che invece l'acqua è polare. Tra l'altro, questa è una conferma, ciò sta nel fatto che, per esempio, l'acqua conduce la corrente, la benzina no. Quindi, come tale, se il gruppo R, che sta vicino sembra al gruppo carbossile, gruppo amminico, è una molecola polare, tipo la benzina, questa non si scioglierà, evidentemente questo amminoacido non si scioglierà nell'acqua. Se invece è un gruppo polare, si scioglierà nell'acqua. Quindi questa è la caratteristica che può avere questo gruppo R, a parte il gruppo, il fatto che si sta parlando di amminoacidi, quindi comunque devono avere un gruppo carbossile e un gruppo amminico. Ci siamo fin qua? Quindi, dai primordi abbiamo qui degli amminoacidi, questi amminoacidi presentano un gruppo carbossile e un altro amminico, che sono delle caricati rispettivamente negativamente e positivamente. L'interazione tra diversi amminoacidi con queste cariche fa sì che si possa avere una catena lunga, l'insieme di tanti amminoacidi porta alla formazione e alla comparsa sulla Terra delle proteine. Fin qua, sinceramente, non è che ci stia entusiasmando più di tanto l'esistenza di queste proteine, potremmo farne pure a meno. Comunque il bello sta per adesso sta per mostrare la parte più bella di tutto quanto il discorso. Gli amminoacidi possono essere classificati in base alle proprietà delle catene laterali. Questo quello che prima abbiamo visto come gruppo CH3. Lo so, forse non vi dice niente quel CH3, però in questo caso quel gruppo CH3 si riferisce a questo R. E invece questo già ve l'ho accennato, considerando la loro polarità o non polarità al pH fisiologico e quindi la tendenza ad interagire con l'acqua. Questo gruppo R può o non può interagire con l'acqua in funzione del fatto che sia un gruppo similare a quello della benzina o similare a quello dell'acqua. Cioè che significa che presenta questo gruppo una polarità elettrica. Insomma ragazzi, il tutto si riduce al fatto che se in una molecola ci sono o non ci sono cariche elettriche, si avrà o no attrazione elettrostatica. E vi ricordo che la nascita delle proteine è venuta fuori dal fatto che si era partito da un amminoacido. Questo amminoacido presenta una polarità negativa da un lato e positiva dall'altro. Diversi amminoacidi si incontrano, si attraggono l'uno reciprocamente all'altro e si ottiene una catena abbastanza lunga. Ci sono delle proteine, vedete l'emoglobina del nostro sangue, dove il numero di amminoacidi che insieme sono circa 500-600. Quindi già adesso siamo partiti da amminoacidi che era qualcosa molto lontano al nostro modo di vedere, però comunque già siamo arrivati a qualcosa che forse noi sappiamo. L'emoglobina che costituisce il nostro sangue è già qualcosa di familiare. Che cos'è in pratica l'emoglobina? L'emoglobina non è altro che un insieme, un convoglio costituito da tanti vagoncini, dove ogni vagoncino rappresenta l'amminoacido, che sono tenuti insieme da attrazioni di natura elettrostatica. Il positivo attrae il negativo il positivo e il negativo, eccetera, eccetera, eccetera. Questi insieme di vagoncini formano un convoglio che è molto, molto lungo, si arriva a circa 500-600 unità fondamentali, questi amminoacidi, e danno luogo a quella che è una proteina importantissima, che è l'emoglobina. L'emoglobina presenta un convoglio lunghissimo e c'è una parte, quella che sta nel plasma sanguigno, che è di tipo polare. La parte interna all'emoglobina, perché l'ossigeno viene bloccato all'interno della proteina, invece è apolare. Qui infatti sta scritto proprio questo, gli amminoacidi con catene laterali cariche idrofiliche, cioè hanno simpatia per l'acqua, sono generalmente esposti sulla superficie della proteina. I residui idrofobici, cioè che
sono nemici dell'acqua, non polari, si trovano in genere all'interno delle proteine, protetti dal contatto dall'acqua. L'emoglobina è un esempio classico di proteina estremamente complessa, formata da diversi amminoacidi a formare un convoglio lunghissimo, attorcigliati in qualche maniera. Ora vedremo perché si vanno ad attorcigliare le molecole. Quindi la cosa adesso, se cominciamo a vedere le proteine, cominciamo a vedere l'emoglobina, adesso verranno fuori altri termini, tutto quanto è partito da cosa? Da una semplice molecola, qual è l'amminoacido. Quindi il mattone fondamentale che gestisce e gestisce anche quelli che prima abbiamo chiamato enzimi, che non sappiamo che cosa siano, derivano dall'esistenza di una catena in qualche maniera attorcigliata a formare, evidentemente come sequenze di amminoacidi, a formare una proteina che noi, proprio per le proprietà particolari, chiamiamo enzima. Vabbè, qui facciamo degli esempi di, questo non è importante, insomma, di esempi di amminoacidi con gruppi R non polari. Alcuni di questi amminoacidi noi non siamo in grado di produrli, siamo costretti a prenderli con gli alimenti. Glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina e prolina. Ripeto ancora, tanto oggi dovremmo imparare questi semplici concetti, sono amminoacidi, cioè significa tutte queste molecole che io vi ho elencato, tutte quante, tutte hanno un gruppo carbossile negativo e un gruppo positivo invece che è dovuto al gruppo amminico. Hanno tutta questa caratteristica. Ok, si chiamano in maniera diversa perché evidentemente quel gruppo R presente nella molecola è leggermente diverso l'uno dall'altro, però sono dei gruppi similari alla benzina, perché sono tutti quanti dei gruppi R idrofobici, cioè che hanno paura dell'acqua. La metionina è uno degli amminoacidi contenente un atomo di zolfo, e vedremo che importanza ha questa molecola. La prolina ha una caratteristica struttura ad anello formata da una catena laterale, vabbè. Ecco, qui ci sono gli esempi di diversi amminoacidi. Vedete, tutte queste molecole, quindi tutti sono degli amminoacidi, hanno un gruppo carbossile e un gruppo amminico. Vedete? Poi c'è un sostituente R, questa parte qua, che è similare alla benzina. Sono tutte delle molecole, struttura molecolare molto simile a quelle che le caratteristiche di una struttura della benzina. Quindi come tale non si scioglie in acqua. Oltretutto c'è anche l'idrogeno. Vedete? Tutti hanno presenza di un idrogeno. Anche in questo caso ci sono dei nomi particolari per quanto riguarda i gruppi laterali, quindi gli amminoacidi. Tutti gli amminoacidi con gruppo R di tipo aromatico possono partecipare alle interazioni idrofobiche. Il gruppo H della tirosina e l'NH del triptofano possono formare legami idrogeno. Non mi spaventate questi legami, questi termini legami idrogeno, cioè significa che si possono legare, si possono attaccare. Vi ricordo per la cronaca che l'acqua esiste, abbiamo la fortuna di avere l'acqua sulla Terra, e grazie alla presenza dell'acqua, che è presente delle interazioni elettrostatiche, ha l'acqua una temperatura di ebollizione che voi già sapete di 100 gradi. Se non ci fossero questi tipi di legami similari a quelli che ci sono tra evidentemente gli amminoacidi, noi non potremmo esistere, perché se non ci fosse il legame idrogeno nelle molecole dell'acqua, noi non potremmo esistere, in quanto la temperatura di ebollizione dell'acqua, se fate degli studi, sarebbe appena di 20-30 gradi e noi saremmo già vaporizzati, non c'è problema. Anche grazie a questo fatto, questa è la cosa più interessante, vista anche l'ora, grazie alla presenza del legame idrogeno noi possiamo cucinare la pasta, se no non potremmo neanche cucinare la pasta, perché la temperatura di ebollizione sarebbe più bassa di 100 gradi. Lo sappiamo noi quando andiamo in montagna che abbiamo una temperatura di ebollizione dell'acqua inferiore a 100 gradi, non riusciamo a cucinare la pasta. Qui ci sono degli amminoacidi ancora
gruppo aromatici, vedete, sempre il gruppo C, il gruppo carbossile e il gruppo amminico. Questa parte qua è la parte che si va, idrofobica, che si va a interagire. Poi ci sono dei gruppi polari R non carichi, ferina, treonina, cisteina, asparagina, che è molto presente proprio nell'asparago, glutammina, sono non carichi elettrostaticamente. Quindi vedete ragazzi, la chimica, che penso che sia una cosa complicatissima, in realtà si sta riducendo a una semplice attrazione elettrostatica. Se sei polare, io sono negativo, tu sei positivo, c'è un'attrazione e possono convivere insieme. Chiaramente bisogna vedere qui le condizioni in cui si trova, sono polari ma in condizioni fisiologiche sono privi di carica elettrica. È chiaro che se noi ci troviamo in un ambiente dove, come abbiamo visto, l'acido carbossilico COOH rappresenta proprio il fatto, è il termine che dà l'acidità a una data molecola. Se noi ci troviamo in condizioni in cui non c'è acidità, evidentemente non possono esistere anche le cariche elettriche. La polarità della serina e treonina, dovuta al gruppo ossidrilio H, quella della cisteina al gruppo sulfidrico SH, e quella della asparagina e glutamina ai gruppi ammidici, poiché la glutamina è la stessa che si utilizza come conservante. Poi vedremo queste cose. Qui c'è un altro gruppo di aminoacidi, e direi di non smettere di nuovo queste cose. La lisina, arginina e sidina sono accettori di H+, si sente, sì. Le loro catene laterali contenenti gruppi amminici a pH fisiologico sono ionizzate ed hanno carica positiva. Voi cominciate a capire che siccome l'organismo è costituito da un insieme di proteine e siccome quando noi cresciamo e quando nello stesso momento in cui noi stiamo venendo alla luce, io sto parlando di nella formazione della cellula uova e quando poi l'organismo si sta sviluppando, queste catene, questi amminoacidi, queste proteine ci vengono trasmesse dai nostri genitori. Pensate per un attimino che in questa trasmissione ci sia un errore nella trasmissione, ecco che vengono fuori poi nel bambino, nell'essere umano, degli errori genetici. Quindi tutte quelle malattie genetiche, l'emofilia o altre malattie che si possono derivare dai propri genitori, sono proprio dovute al fatto che uno di quegli amminoacidi nella trasmissione dell'informazione genetica è saltata. Un singolo amminoacido, voi pensate che ci sono 500 amminoacidi che formano l'emoglobina, per quelle persone in cui la trasmissione e lo scambio dell'ossigeno tra l'emoglobina e la cellula avviene normalmente, cioè significa che tutto funziona bene, basta che un solo amminoacido si trova nella posizione sbagliata, già l'emoglobina, questo scambio di ossigeno non avviene più. E quindi ci sono tutte le malattie che poi di tipo genetico che ne possono derivare dal genitore. Quindi cominciate a capire che un semplice gruppo di... Guardate, qui vi porto la struttura. Allora, questo invece interesserà di più. Dal punto di vista biochimico, gli amminoacidi si possono classificare in essenziali. Essenziali sono quegli amminoacidi che una determinata specie non è in grado di sintetizzare o li sintetizza in quantità non sufficienti e quindi devono essere introdotti con la dieta. Qui c'è un'abbreviazione. Valina, tirosina, triptofano, eccetera, eccetera, metionina, leucina, lisina, istidina, arginina, eccetera.
sono necessarie nella dieta solo durante lo stadio giovanile di crescita, poi magari l'organismo è in grado di produrre. Quindi non essenziali, quegli aminoacidi che una determinata specie è in grado di sintetizzare da solo. Ci sono alcuni aminoacidi che noi siamo in grado di sintetizzare da soli, altri che non siamo in grado di sintetizzare, quindi li dobbiamo tirare via, prenderli dall'ambiente, quindi con gli alimenti. Glucogenici, tutti gli aminoacidi da cui catabolismo otteniamo acido pirulico, che è un intermedio del ciclo di Krebs. Vi ricordo per la cronica che il ciclo di Krebs è quel ciclo che esiste all'interno della cellula che è in grado di trasformare lo zucchero in energia e che quindi possono essere utilizzati per riformare evidentemente il glucosio, asparagina, glutenina, eccetera, eccetera. Chetogenici, gli aminoacidi da cui il catabolismo otteniamo acetilco, enzima A, vabbè, che quindi non possono essere utilizzati per riformare il glucosio. Sia chetogenici che glucogenici, dal loro catabolismo otteniamo acido pirulico che serve nel ciclo di Krebs, cioè il ciclo che ci permette di trasformare lo zucchero in energia. Ecco che adesso entriamo nel merito. Comunque adesso sarà più interessante perché il concetto importante l'avete già capito, cioè l'esistenza delle proteine è dovuto solo e solamente, qualunque sia la forma che adesso andremo a vedere, non ci interessa, però la cosa importantissima che dovete avere presente è che la forma delle proteine, che siano proteine che servono per collageno, la pelle eccetera, che servono per diverse funzioni all'organismo, è tutto dovuto al fatto che c'è questo insieme di vagoncini che formano un treno molto lungo. L'insieme di questo treno, a seconda del fatto che poi ci sia o non ci sia attrazione di natura elettrostatica, può contorcersi in maniera diversa. Adesso vediamo la differenza tra proteine globulari e fibrose. Le proteine possono essere classificate in due gruppi generali, le globulari, vedi l'emoglobina del sangue, oppure fibrose. Globulari, il collageno è una fibrosa. Le catene polipeptidiche significa l'insieme di tanti aminoacidi, che ripeto sono tenuti insieme tra di loro grazie all'esistenza di questi legami chimici positivo e negativo. Le catene polipeptidiche sono ripiegate ed assumono forma compatta, sferica o globulare, si dice. Vedi il caso dell'emoglobina. Contengono più tipi di strutture secondarie, adesso vedremo quali sono le strutture secondarie. Le proteine globulari comprendono enzimi, ecco qua. Quindi quando cominciamo a parlare di enzimi, questa parola che ci sembrava così complessa all'inizio, non è altro che un insieme di aminoacidi che porta alla formazione di una proteina. Quindi un enzima è un insieme di aminoacidi che insieme formano la proteina. Ancora, enzimi, proteine di trasporto, albumina che è presente nel nostro sangue, o l'emoglobina. Emoglobina di trasporto, sì, certo, perché l'emoglobina trasporta l'ossigeno. Da qualche parte nei polmoni arriva l'ossigeno, arriva a contatto con l'emoglobina, sempre a causa di legami chimici, l'ossigeno viene bloccato all'interno di questa struttura sferica, dove, come abbiamo visto, ci sono degli aminoacidi che sono di natura idrofobica. L'ossigeno non ha carica elettrica, viene bloccato all'interno dell'emoglobina. E adesso vedremo delle belle immagini su questo. Poi ci sono altre proteine di tipo regolatrice e immunoglobuline, eccetera. Vediamo le fibrose. Hanno catene polipeptidiche disposte in lunghi fasci o in foglietti. In genere presentano un unico tipo di struttura secondaria. Sono insolubili in acqua, vedete il collageno. Cheratina. Sono insolubili in acqua per la presenza di elevate concentrazioni di aminoacidi idrofobici. Se sono insolubili in acqua, evidentemente ci sono degli aminoacidi che sono di natura idrofobica.
Le catene polipeptidiche si associano in complessi sopramolecolari in modo da nascondere al solvente la superficie idrofobica. Sono adatte a ruoli strutturali, vedete la cheratina, i nostri capelli, le nostre unghie, e il collageno. Beh, signori, io direi che abbiamo fatto un bel passo avanti. Cominciamo a vedere che emoglobina, cheratina, collageno fanno parte, derivano tutti da un insieme di aminoacidi che grazie a delle interazioni in natura elettrostatiche si sono messi insieme. Quindi hanno un fattore comune, se possiamo dire così. Sicuramente sì. Qui abbiamo un esempio di proteine fibrose globulari e invece qui abbiamo delle proteine fibrose, vedete sono di tipo lineare, invece qui delle globulari, cioè vanno a formare una specie, queste in realtà queste dovrebbero rappresentare evidentemente il convoglio che è costituito da un numero enorme di aminoacidi. Qui invece vedete un esempio di proteina fibrosa e qui vedete questi qua rappresentano diversi aminoacidi che sono legati tra di loro tramite dei legami chimici. Le proteine fibrose sono di origine animale, insolubili in acqua, assolvono ruoli strutturali per lo più, si divide in tre grandi categorie, la cheratina, tessuti protettivi, collagene, tessuti connettivi, poi l'asita, per esempio nel caso di bacilasita, serve per formare il bozzo. Sono sempre derivanti da uno stesso fattore comune. Quindi come quello che sembrava molto complesso in realtà si sta dimostrando molto semplice. Miliardi di anni fa, evidentemente, le molecole più semplici che si potevano formare erano effettivamente gli aminoacidi, cioè una struttura formata da un gruppo carbossile e un gruppo amminico, un carbonio che teneva insieme queste due funzionalità. Successivamente nell'evoluzione della vita della specie sulla Terra queste molecole si sono incontrate, si sono cominciate a specializzare, si sono cominciate a formare evidentemente dei convogli, quindi dei vagoncini piccolissimi e hanno formato queste strutture molto grandi. Nel tempo queste strutture grandi, quali abbiamo dato il nome di proteine, si sono cominciate a specializzarsi, si sono specializzate. Allora, ci sono state delle proteine che sono diventate poi successivamente all'interno della cellula emoglobina, ci sono state delle proteine che all'interno della cellula o come ancora si sono trasformate in cheratina o in collageno, strutture che servono a collegare diverse cellule. Qui in effetti non si capisce, vediamo un po' degli stessi da questo fatto. Le proteine, quando adesso ritorneremo su questo argomento, le proteine fondamentali in ogni organismo hanno molteplici ruoli, componenti strutturali, collagene, tessuto connettivo, citoscheletro, pelle. Come vedete adesso, chi l'avrebbe mai detto che pelle ed emoglobina praticamente derivano dallo stesso fattore comune, qual era gli aminoacidi? Trasportatori, come vedete, diverse proteine qui abbiamo che però hanno una diversa funzione, si sono specializzate. Trasportatori, proteine, fattore comune, allora proteine, tutte quante le proteine derivano da aminoacidi, alcune formano componenti strutturali, alcune altre proteine, trasportatori come l'emoglobina e la globina, trasmettitori di messaggi, gli ormoni peptidici, catalizzatori di reazioni chimiche, ecco quello che oggi approfondiremo in maniera molto molto dettagliata, gli enzimi. Quindi gli enzimi oggi di cui si deve parlare non sono altro che un insieme di aminoacidi che forma un convoglio molto lungo che prende il nome di proteina. Quindi oggi andrete via di qua, suppongo, con un'idea chiara. Che cos'è un enzima? A parte tutte quelle cose che potrà fare l'enzima, vedremo un attimino, veramente stupefacente ciò che siamo in grado di fare noi uomini. Andremo via pensando all'enzima come a un insieme di tanti vagoncini
costituiti dagli amminoacidi. Adesso amminoacido, proteina, enzima, praticamente la stessa cosa. Quindi che cosa sono gli enzimi? Allora, vedremo, sono dei catalizzatori, cioè significa delle sostanze, delle proteine in grado di accelerare, di far avvenire velocemente delle reazioni che altrimenti non avverrebbero velocemente. Difesa contro i patogeni, l'immunoglobuline, controllo e regolazione dell'espressione genica, gli istoni, che purtroppo sono dei lontani parenti, scusate, visto che ogni tanto io vi do qualche informazione, così magari vi sembrerà questa materia meno complessa, gli istoni, ricordiamo la mucca pazza. Nel caso della mucca pazza erano proprio delle proteine che non erano in grado di essere assorbite dall'organismo, che vengono accumulate nella massa cerebrale e poi da luogo al morbo della mucca pazza. Poi ci sono deposito, ferritina e poi proteine del sistema contrattile, la miosina. Per esempio l'albumina, che serve, aumenta la solubilità degli acidi grassi nel sangue, gli istoni, proteine nucleiche, forma la cromatina insieme al DNA. Allora, intanto io volevo, sì, a parte qualche altra informazione che si fa sempre bene, alcune patologie derivano da proteine che non sono in grado di raggiungere la loro struttura funzionale e che tendono a formare grossi aggregati, fibrille o forme amiloidi. Alzheimer, Parkinson, encefalopatia, sporingiforme, diabete di tipo 2. Questo qua è purtroppo il morbo della mucca pazza. Quindi, come vi dicevo, è purtroppo una proteina che non è stata in grado di essere assorbita dall'organismo, si formano degli ammassi di materiale che quindi poi danno luogo ai risultati. In altri casi mutazioni puntiformi generano proteine che non raggiungono la loro locazione finale e che non sono più in grado di svolgere la loro funzione perché incapaci di legare i loro substrati. La fibrosi cistica difetto nella proteina che agisce come un canale degli ioni cloro nelle cellule epiteliali. La mutazione più comune è la deletione di un amminoacido, pensate un po', ce ne sono 1480 amminoacidi, la fenilalanina, la FHE, il numero 580, presenta dei problemi. E a causa di questo amminoacido che non si lega, poi purtroppo la struttura ha un'altra forma. Adesso vedremo perché. Allora, intanto che volevo riprendiamo il discorso, quindi spero che adesso sarà più chiaro. Gli amminoacidi si possono legare tra di loro, l'abbiamo capito perché, perché ci sta una carica positiva e una carica negativa. Vedete qua, positiva e negativa, si lega. Eccola qua. Allora, avevamo due vagoncini separati, si legano e cominciamo ad ottenere un piccolo trenino, un convoglio lungo. Chiaramente nel caso delle proteine, questo convoglio può diventare lunghissimo, 10, 100, 200, 1000, 2000 amminoacidi che si legano tra di loro a formare quella che si chiama la proteina. Due amminoacidi separati si legano insieme, vedete, carica positiva e negativa, si legano e formano acqua e vanno avanti nella loro reazione. Dipeptide, vi fa vedere ancora la storia dell'epilogante, insomma. Ecco qua, si è formato una dipeptide. Allora, la sequenza degli amminoacidi, basta, rappresenta quella che si chiama struttura primaria. Il legame peptidico, vabbè. Ecco qua, c'è una struttura primaria, quindi la struttura primaria, quattro tipi di strutture può avere
le proteine, la struttura primaria è la sequenza di aminoacidi, poi c'è una struttura secondaria. Ecco, questa è sempre struttura primaria. Eccola qua. Vedete? Tanti piccoli vagoni formano un convoglio. Struttura primaria delle proteine. La primaria di una proteina è definita dalla sequenza lineare dei residui di aminoacido. In genere le proteine sono composte da 50-200-2000 residui di aminoacido. Le proteine, struttura primaria, riguarda la sequenza lineare degli aminoacidi, struttura covalente, legame peptidici, qui fanno delle simulazioni. Sempre qui spiega sempre il discorso, eccolo qua. Ok, qui ho riepilogato un po' tutte le tipi di strutture che può avere una proteina. Primaria, secondaria, questa è lineare. Questa invece è una struttura secondaria. Che significa struttura secondaria? Struttura secondaria significa che, attenzione, che a causa della presenza all'interno o sui singoli vagoni o sulla struttura lineare di cariche elettriche, proprio per la presenza. Allora, facciamo un passo indietro. Noi abbiamo detto che per quanto riguarda gli aminoacidi ce ne possono essere di diversa natura. Tutti gli aminoacidi hanno un gruppo carbossile negativo e un gruppo amminico positivo. Però, oltre a questi due gruppi che hanno tutti gli aminoacidi, ci possono essere dei gruppi R. Questi gruppi R, che sono quelli laterali, possono essere caricati anche loro elettrostaticamente. E quindi, se si dovessero trovare una carica positiva e negativa, quale sarà il risultato ultimo? Che si attrarranno. E quindi, a causa di questa attrazione di natura elettrostatica, che cosa può succedere? Può succedere che la proteina possa iniziare ad avvolgersi. Quindi, l'avvolgersi su se stessa di una proteina, evidentemente comporta, evidentemente, una struttura secondaria. Poi c'è una struttura cosiddetta terziaria, che significa che non solo c'è una struttura lineare, non solo c'è una struttura secondaria di avvolgimento su se stessa, ma c'è una disposizione anche nello spazio, cioè in tre dimensioni. Avvolge su se stessa, ma non solo, si porta anche nella terza dimensione dello spazio. 1, 2, 3 dimensioni dello spazio. Quindi non solo a lineare, a elica, ma anche disporse nello spazio. Addirittura in questo caso, questo potrebbe, può essere l'emoglobina, più strutture proteiche che si incontrano tra di loro. Quindi le strutture complessive delle proteine sono 4. La lineare, l'elica, struttura terziaria, perché c'è una sola struttura che va nelle tre dimensioni dello spazio, ma addirittura in questo caso ce ne sono 2 diverse proteine che si incontrano tra di loro. Questa è una struttura primaria, vedete? È l'insieme di tanti aminoacidi a sequenza. L'isozima, e qui sono circa 129 aminoacidi, questa struttura primaria, questa invece che vedete qui è una struttura tridimensionale perché
tridimensionale, ma anche tre. Qui avete la lineare, qui avete l'elica, ma non solo, qui si combinano tra di loro diverse proteine, quelle che formano il collagene, quindi sono più proteine che vanno a intrecciarsi tra di loro. Quindi qui coesistono la primaria, la secondaria e diverse proteine, addirittura la quaternaria. E qui abbiamo la mioglobina. La struttura secondaria, abbiamo già capito, si riferisce alla conformazione locale della catena polipeptidica a formare insomma un'elica. È determinata da interazioni di tipo legame idrogeno, che sono i legami idrogeno, sono gli stessi legami che ci sono nell'acqua, cioè le molecole sono caricate positivamente e negativamente a causa dell'esistenza di cariche elettriche di segno opposto, si attraggono. Legame idrogeno proprio perché c'è l'idrogeno, un legame idrogeno fa l'ossigeno di un gruppo carbonico e il legame peptidico di idrogeno di un altro gruppo amidico. Esistono diverse strutture alfa e beta eliche da questo momento. Struttura secondaria, eccola qua, alfa elica. Quelli che vedete qui sono i legami idrogeno che si vengono a creare tra diversi aminoacidi. Cioè, insomma, sono aminoacidi che non si conoscevano prima. Poi, siccome si sono trovati lì, in un certo senso sono stati forzati a stare lì, c'è stata questa attrazione di natura elettrostatica, positivo e negativo si sono trovati. Quindi, conseguenza finale, si è formata un'elica a causa della presenza di legami idrogeno. Ripeto, però, non è che tutti gli aminoacidi così incontrano si attraggono, no? Perché se non c'è carica positiva o negativa sul carbone o sul... se non ci sono siti, il gruppo R non è tale da portare l'attrazione, non si attraggono. La struttura secondaria delica è una struttura in cui la catena polipeptidica è a ruota spirale, le catene laterali dell'aminoacido R si propendono verso l'esterno rispetto all'asse della spirale. L'alfa elica è stabilizzata da legami idrogeno, gli stessi insomma che ci sono nell'acqua. L'acqua esiste, vi ripeto, bolle a 100 gradi proprio perché ci sono questi idrogeni e ossigeno. Siccome sono polarizzati in maniera evidente, molto, con una polarizzazione molto alta, c'è l'attrazione di natura elettrostatica, se no non ci sarebbe. Se non ci fossero questi legami idrogeno, noi non esisteremmo insomma. L'acqua bollirebbe a 20-30 gradi e noi quindi non potremmo esistere. Qui ripete di nuovo la formazione di un legame idrogeno tra l'ossigeno carbonico e il legame. Qui ancora, eccolo qua il legame idrogeno, carbonile e ossigeno, e qui c'è l'idrogeno. Quindi vedete qui c'è l'NH che va a reagire con il carbonile dell'altro aminoacido. Qui avete l'aminoacido NH, quindi c'è il carbonio, l'N, l'R e il carbonile. Di nuovo N, carbonio, R e di nuovo carbonio, l'acido carbossilico. Poi di nuovo N, carbonio, quindi l'aminoacido, vediamo di distinguere gli aminoacidi qui, sono... questo è un aminoacido, questo è un altro aminoacido, questo è un altro aminoacido, questo è un altro aminoacido, questo qua è un altro, questo è un altro, questo è un altro. Come vedete, questi aminoacidi, grazie alla presenza di un gruppo R polare, si attraggono. Le proprietà idrofobiche o idrofiliche di una alfa eliche dipendono dalla catena laterale degli atomi. Questo gruppo R fa sì che sia o no idrofobo o idrofilo. Qui ancora, legami idrogeni intracatenari, qui si vede ancora meglio. Ci siamo? Mi state seguendo? Uè ragazzi, aminoacido con
comunque gli aminoacidi, insomma, una struttura semplice formata da un carbonio, un gruppo carbossile e un gruppo amminico. Allora, partiamo da questo punto di vista. Circa 3 miliardi di anni fa, facciamo la quark, insomma, circa 3 miliardi di anni fa, a seguito dello scontro di metano e altre sostanze che erano allora presenti, quindi CO2, eccetera, si formarono delle molecole molto, molto semplici, che erano appunto degli amminoacidi, che erano formate da un gruppo carbossile, da una parte negativa, da una parte positiva. Man mano che l'evoluzione è andata avanti, queste molecole semplici che da solo non servivano, scusate, passatemi il termine, a nulla, in realtà si sono scontrate, si sono unite tra di loro. E nel tempo queste molecole si sono specializzate. A fare cosa? Alcune si sono specializzate nel trattenere le molecole di ossigeno, ed è diventata l'emoglobina. Altre si sono specializzate nel formare delle molecole, delle proteine connettive, collagene. Quindi, come vedete, tutto è partito dagli aminoacidi. Successivamente queste si sono specializzate ancora ed sono venute fuori altre molecole, gli enzimi. E che servono questi enzimi? Che cosa fanno questi enzimi? Gli enzimi, come vedremo tra poco, sono quelli che ci fanno degradare i prodotti alimentari. Quindi il nostro problema è cercare di bloccarli. Per poterli bloccare questi enzimi li dobbiamo conoscere. Se non li conosciamo non sappiamo come dobbiamo intervenire su di loro. Poi magari è arrivato l'uomo, ha detto oggi faccio una frittata, e infatti l'albumina che è presente nell'uovo, nel momento in cui si è accorto che riscaldando cambia la struttura, ha capito anche che effettivamente le proteine dipendono dalla temperatura, e quindi magari se voglio bloccare qualche enzima che mi fa degradare il mio prodotto, vado a riscaldare il mio prodotto alimentare, quindi magari ho bloccato l'attività enzimatica di qualche microrganismo, di qualche processo che avverrebbe altrimenti. Quindi, come vedete, tutto quanto si sta giocando sulla presenza o meno di queste proteine che servono per trasportare il sangue nell'uomo, servono per i legamenti, servono per fare avvenire delle reazioni di ossidazione. Per esempio una mela che viene tagliata e dopo pochi secondi comincia ad imbrunire, chissà che cosa è dovuta a qualche enzima che fa trasformare quella sostanza di un colore velocemente in un'altra. E quindi noi, per poter fare capire questo, dobbiamo sapere chi è il responsabile e quali sono i punti deboli. E qui ancora abbiamo una proteine che vi ricordo per la cronica è costituita da tanti aminoacidi, e qui fa vedere evidentemente i legami che si vengono a instaurare tra i diversi gruppi polari all'interno di una proteina. Questa è ancora una proteina ad alfa elica, la struttura secondaria è sempre dovuta a dei legami che si vengono a strutturare. Queste sono diverse proteine che possono avere sia delle spirali sia pichettate, insomma. Strutture secondarie ancora, due orientamenti non spazio, sequenze non ripetitive, questa ancora. Strutture terziarie, ecco qua, molto siamo a strutture terziarie. Strutture terziarie tridimensionale dell'intero polipeptide che deriva dall'interazione tra le catene laterali di una aminoacida anche distanti nella sequenza primaria. E allora, struttura primaria, singoli vagoni, convoglio, questo è semplice. Struttura secondaria, questo convoglio che si va a formare un'elica. E quindi in vicinanza ci sono delle interazioni di natura elettrostatica. Struttura terziaria, il legame che si viene a instaurare non è vicino, ma può anche essere molto distante. E siccome la distanza è grande, la proteina è costretta a piegarsi. Ecco qua, che la proteina a questo punto si piega. Vedete, da qui addirittura, qui c'è tutta l'alfa elica, eccetera, eccetera, questo si trova qui in fondo. Quindi la distanza tra gli aminoacidi è molto grande.
Quindi non basta avere una struttura di tipo secondario ad elica, ma ci deve essere anche un'altra struttura molto più lontano che si possa, ci sia un'attrazione. Cioè questo è dovuto al fatto che i gruppi, i legami idrogeno, i legami, sono molto distanti, non sono vicini, e quindi non basta un'alfa elica per poterli riavvicinare, ma bisogna proprio bisogna torcere completamente la proteina. Permettetemi un bicchiere d'acqua. Spero che la questione stia diventando molto più semplice. Abbiamo dei singoli vagoni, che si chiamano aminoacidi, vabbè. E questo è importantissimo per la vita. Ricordiamo che alcuni non ce li abbiamo, ma li dobbiamo prendere dall'esterno, si chiamano quindi essenziali. Poi questi si possono disporre nello spazio in qualche maniera, quindi abbiamo la struttura primaria, un convoglio lineare. Purtroppo, siccome ci sono dei briconcelli di studenti, magari, che si trovano su un vagone, sull'altro, l'unico sistema per potersi dare la mano è far sì che il convoglio vada a torcersi. E quindi, vabbè, abbiamo la struttura secondaria. Se addirittura questi, la mano ce la si vuole dare con persone che si trovano su molti vagoni più avanti, purtroppo non basta che si avvicini di poco, ma si deve proprio torcere completamente il convoglio. E abbiamo la struttura terziaria. Vediamo la struttura. Struttura terziaria è la conformazione tridimensionale a volta di una proteina. La struttura primaria di una catena polipeptidica determina la sua struttura. Struttura anche terziaria, che significa che se nel convoglio di partenza non ci sono studenti o persone che si vogliono dare la mano, non c'è necessità che evidentemente le persone o il convoglio si vada a torcere, perché non ci sono interazioni che costringono a torcersi. Quando una proteina si avvolge su se stessa, gli aminoacidi che si trovano in regioni lontane della sequenza polipeptidica possono ugualmente interagire tra di loro, ma si deve avere la torsione completa della mia proteina. La struttura terziaria è la conformazione tridimensionale assunta da una proteina. Quindi qui avete la catena primaria. Qui magari avete la secondaria, perché queste sono un'elica. Addirittura mo si vuole che questa parte di proteina vada a interagire con quest'altra. L'unica possibilità che abbiamo è che ci sia una torsione della catena polipeptidica. La struttura terziaria è stabilizzata da legami non covalenti come ponti idrogeno, interazioni idrofobiche tra aminoacidi non polari e legami ionici. Terziere, qui c'è un altro esempio, ci devono essere dei legami di solfuro, per esempio il glutine, l'esistenza del glutine nella pasta è importantissima, perché grazie alla struttura particolare di quella, oramai sappiamo, proteina, questa è in grado di assorbire o meno l'acqua e quindi di dare di conseguenza certe caratteristiche alla pasta alimentare. Poi ci sono alcune persone che sono intolleranti al glutine. Oramai dovete cominciare a capire che significa questo. Significa che l'organismo non dispone di enzimi in grado di tagliare quella catena di aminoacidi. Ecco che cosa significa intolleranza al glutine. Qui c'è ancora i ponti di solfuro che si possono generare tra gli aminoacidi, fanno piegare, ecco qua si vede ancora meglio, qui abbiamo il perché si possa avere una struttura terziaria, vedete qui abbiamo il nostro convoglio, però la parte finale di questo convoglio, la testa del treno, è quasi la fine, la coda, c'è qualcuno che si vuole dare la mano. E l'unica cosa che possiamo fare è che
la struttura tutta vada a torcersi, se no non si possono dare la mano. In questo caso la mano significa cariche di segno opposto, positivo e negativo. Qui ancora, sì, in genere sono quelle sostanze che presentano gruppi S, ponti S. Ecco qui c'è ancora un altro esempio, vedete? Qui, come ho detto prima, benzina e benzine si vogliono dare la mano, vedete? Qui ci sono delle molecole che hanno una capacità di natura, un legame di natura idrofobo. Queste sono di natura idrofobo, cioè significa la benzina. Anche qui c'è una struttura che è similare a quella della struttura chimica della benzina. Qui invece c'è un legame di natura similare all'acqua, idrofilo, vedete? E quindi si vogliono incontrare. Come facciamo ad incontrarci e a darci la mano? L'unica cosa possibile da fare, ovviamente un esempio che vuole indicare che qui ci sono discariche di segno opposto, positivo o negativo, è l'unico modo per potersi attrarre le due molecole, quelle che si vadano a formare delle strutture terziarie. Qui vedete, avete struttura primaria che quindi rappresenta la sequenza degli aminoacidi, avete una struttura secondaria perché c'è un alfa elide che significa il legame tra questi aminoacidi qui, ma avete anche una struttura terziaria dovuta all'interazione di questo R, di questo azoto di qua, con questo carbonio di qua. Sempre, non vi spaventate, sono sempre delle attrazioni di natura elettrostatica. Stop. Qui addirittura, siccome questo composto qui non si lega, questo invece si lega bene con... Siccome qui ci sono dei composti di natura idrofoba, e dove ce n'è un altro uguale, sta da quest'altra parte della catena proteica, e allora questo è costretto a piegarsi in qualche maniera per poter interagire. Quindi, come vedete, alla base di tutto ci sono sempre dei concetti semplici. C'è attrazione di natura elettrostatica? Sì, no. Se non c'è, il simile va insieme all'altro uguale. Le interazioni di natura idrofobiche, gli aminoacidi con catene laterali non polari, ecco un po' starli ricapitolando, non polari, tendono anche a localizzarsi all'interno della molecola dove si associano con altri residui idrofobici. Interazioni ioniche, i gruppi con carica negativa possono interagire con gruppi di carica positiva. Legami idrogeno o ponti di solfuro, molto presenti all'interno del ponti di solfuro, che sono dovuti alla presenza di cisteina, conformazione di un residuo cisteinico. Le due cisteine possono essere molto lontane nella stessa catena polipeptidica o appartenere a due diverse catene, quindi di conseguenza devono interagire tra di loro per poter svolgere la loro funzione. Qui avete una struttura terziaria, invece quella che senza quei legami che li teniamo insieme. Quando le interazioni vengono meno, in presenza di elevate temperature, vedi l'uovo cotto, insomma, fritto, l'uovo fritto, no, immaginate perché cambia colore, solo perché l'albumina, la mettete sulla alta temperatura, cambia la sua struttura terziaria e quindi poi diventa bianco, proprio perché ha cambiato completamente la sua struttura. Quando le interazioni vengono meno, in presenza di elevate temperature, vedi l'uovo fritto, di pH non ottimale o di detergenti, la struttura tridimensionale viene persa, così la proteina va incontro a denaturazione, il termine giusto è denaturazione, perdendo la sua attività biologica. La denaturazione, come ho detto, è anche l'uovo fritto, a volte è un processo reversibile, a volte, nel caso dell'uovo fritto no, e allontanando l'agente denaturante la proteina riprende la sua conformazione tridimensionale iniziale. Se invece la struttura è di tipo irreversibile, il processo è di tipo irreversibile, non potete più avere l'albume come era prima. Denaturazione e rinaturazione, qui c'è la fortuna che il processo è di tipo reversibile.
proteine fibrose sono utilizzate per il tessuto connettivo, la sete, il collagene, la creatina. Proteine globulari sono in acqua usate, hanno una struttura complessa tridimensionale. Ora questo non è struttura del tessuto connettivo. Struttura quaternaria, e completiamo, quindi strutture quaternarie, molte proteine sono costituite da una sola catena polipeptidica, alcune proteine sono costituite da due o più catene polipeptidiche, subunità, strutturalmente identiche o diverse. L'associazione di queste subunità costituisce la struttura quaternaria. La struttura quaternaria non è altro che l'insieme di più proteine che in qualche maniera sono coinvolte in un'unica struttura. La struttura praticamente globulare dell'emoglobina è proprio dovuta alla presenza di più subunità che si legano, si attraggono tra di loro. Le subunità sono tenute insieme da interazioni non covalenti, cioè senza carica elettrica. Eccole qua. Questo è un esempio di catene polipeptidiche con struttura quaternaria, vedete? Diverse strutture, 1, 2, 3, 4. Questo è appunto il gruppo M dell'emoglobina. Quattro subunità che sono tenute insieme per la presenza di legami chimici e interazioni. Qui ci sono alcuni esempi. Ci fermiamo un attimino al lavoro. Proteine, struttura quaternaria. L'associazione non covalente di più subunità, l'emoglobina appunto, 4. Poi c'è il virus, per esempio, del mosaico del tabacco, addirittura sono di più di 2000 subunità che sono tenute insieme per formare una struttura quaternaria molto molto complessa. Allora, quindi qui abbiamo già capito qualcosa di importante. Finalmente, questo enzima, che doveva essere l'argomento di oggi, abbiamo capito che non è altro che una proteina. Gli enzimi, che certe volte ci fanno comodo, altre volte no, non sono altro che delle proteine. Oggi vedremo, vedremo come possiamo fare in modo da eliminarli, o anche quando si fanno comodo. E dietro questa, la presenza di enzimi, c'è un business enorme. Che cos'è un enzima? Abbiamo capito che è una proteina, che in questo caso è stata rappresentata da questa struttura qui. Nel momento in cui l'enzima trova di fronte una data sostanza, l'enzima, che in questo caso funziona da, se voglio passare il termine, da sistema per accelerare una reazione chimica, l'enzima in presenza di una sostanza A fa sì che in presenza, questa sostanza A in presenza di questa enzima, dia luogo alla sua trasformazione. Quindi gli enzimi non sono altro che dei catalizzatori organici che servono per far sì che alcune reazioni che avverrebbero molto lentamente, con la loro presenza vengono accelerate molto molte volte. Si parla di circa di 1 milione di volte. Nell'organismo ci sono tutta una serie di enzimi che servono per accelerare alcuni processi. Vedi il caso, per esempio, quelli che sono allergici al latte, perché non hanno un enzima che è in grado di scindere lo zucchero, il lattosio, nei costituenti che poi l'organismo deve utilizzare per mantenersi. Bene, quelle persone evidentemente manca, non è stato trasmesso dal genitore l'enzima del, che voi
potete raffigurare come questa molecola qui, questa proteina qui, che è in grado di scindere la molecola del lattosio, il lattosio che è presente nel latte, quindi per loro bisogna dare un latte particolare. Quindi, che cosa succede? Alle persone normali che posseggono l'enzima della lattasi, che voi sapete già adesso che è una proteina, la presenza di questa proteina prende questo zucchero che è il lattosio che è presente nel latte, lo blocca e in qualche maniera, a causa della presenza di tutti questi legami chimici, va a scindere il lattosio in due molecole più piccoline che l'organismo, anche di coloro che hanno problemi sono allergici al lattosio, sono in grado di scindere, quindi vanno a scindere lo zucchero in glucosio e galattosio. Quelli che non hanno questa possibilità, gli si deve fornire un latte che non presenti il lattosio, magari presenti un latte con molecole già tagliate, rimpicciolite. Vabbè, ma tanto come vedremo tutte queste cose. Quindi l'enzima, abbiamo capito finalmente, è una... Mi serviva a farvi capire che cos'era una proteina, se no poi non si capiva niente, come funziona. Evidentemente, se questa, per esempio, facciamo finta che sia il mio lattosio, su questa proteina che è la lattasi, che tutti possiedono, a parte quelli che invece hanno problemi di allergia al lattosio, che come lo zucchero viene incastrato in questa struttura quaternaria, a causa della presenza di legami particolari, idrofobici, eccetera, il lattosio viene successivamente, grazie alla presenza di questo enzima, scisso nelle due componenti. Vabbè, chiaro, oramai questo lo sappiamo, la composizione in aminoacidi influenza le proprietà chimico-fisiche di una proteina. Proteine ricche di aminoacidi alifatici o aromatici, come volete dire, sono relativamente poco solubili. Alifatici o aromatici significa che sono come la benzina, che non si sciolgono in acqua, sono poco solubili in acqua rispetto a quelle ricche di aminoacidi polari. Gli aminoacidi con catena laterale contenenti gruppi acidi o basici invece si sciolgono bene in acqua. Conferiscono carica elettrica e capacità tampone ad una proteina. In soluzione acquosa le proteine globulari, vedi l'emoglobina, vedi la lattasi, hanno una struttura compatta, le catene laterali idrofobiche si trovano nella parte interna della molecola, mentre i gruppi idrofilici, che vanno d'accordo con l'acqua, idrofilici, cioè idrofilici significa che vanno d'accordo con l'acqua, in genere si trovano sulla superficie. In un ambiente non polare, lipidico insomma, per esempio, una membrana, la disposizione è opposta, le catene idrofiliche all'interno e gli aminoacidi idrofobici sulla parte esterna. Allora, qui fa vedere la disposizione degli aminoacidi. Purtroppo qui è l'esempio dei prioni della mucca pazza, vedete come si presenta il cervello a causa dell'assenza di alcuni enzimi, di alcuni proteine particolari, si possono avere malattie come la BSE, spongiforme encefalopatia,